آنتونیو تاسو و ما اینجا هستیم. علی‌رغم شرارت رژیمی که معتقد است با تهدیدهایش میتواند قدرت یک خلق را که آرزوی صلح و آزادی دارد متوقف کند. Buon pomeriggio a tutti, madame Rajavi. Illustri rappresentanti istituzionali di paesi amici, sorelle e fratelli iraniani, io sono ancora una volta qui con voi, onorato di esserci con la delegazione italiana che saluto, invito ad alzarsi in piedi per salutare i nostri amici, la delegazione italiana che mi accompagna. Che ho il privilegio di guidare anche quest'anno ed in cui i nuovi membri hanno potuto personalmente constatare una verità che si afferma sempre più nella mente e nel cuore delle donne e degli uomini che seguono i principi di democrazia, legalità, giustizia e di uguaglianza. E siamo qui nonostante la malvagità di un regime che crede che con le minacce si possa fermare la forza di un popolo che desidera pace e libertà. Io stesso, illustri presenti, sono stato inserito in una blacklist del regime teocratico di Teheran, perché fin dal primo grande raduno di Parigi nel 2018, lei ricorderà, Presidente Rajavi, ho osato affermare pubblicamente che la Presidente Maryam Rajavi è la guida stimata e coraggiosa di un popolo che chiede il rispetto dei propri diritti. Ho osato affermare che il programma in 10 punti della signora Rajavi è la base per fondare il nuovo progetto di vita dell'Iran. La delegazione italiana che vi ho presentato protesta con forza contro l'accordo per trasferire pericolosi terroristi dal luogo di detenzione in Europa al loro paese di provenienza, l'Iran, dove verranno protetti, impuniti. E questo non è tollerabile. Il vostro paese, sorelle e fratelli iraniani, ha un glorioso passato di cultura e di storia, un drammatico presente fatto di violenze e soprusi messi in atto dall'attuale regime, ma avrà, e ne sono certo, molto presto un futuro di democrazia, libertà e opportunità per tutti. Ecco, in quel caso il sottoscritto e tutti noi qui presenti saremo indicati in una lista, sì, saremo indicati in una lista, ma sarà la lista degli amici della Presidente Rajavi quando il Teheran sarà liberata e gli amici delle sorelle e fratelli iraniani. E saremo onorati di esserci. Per questo io dico che continueremo ad essere al vostro fianco con stima, con coraggio e con grande, grande amicizia. Grazie.